Cara sorellina, ringrazio il cielo per avermi dato te come sorella, anche se litighiamo un giorno sì e l'altro anche. Sappiamo comunque che ci saremo l'una per l'altra. Sei il mio angelo speciale. Ogni volta che ti vedo ballare è come se vedessi me stessa, perché cara sister, noi due siamo una cosa sola. Ti amo, angelo mio, la tua sister. Eccola, boh, siamo arrivati al clou. Difficile, ma sarà come deve essere. Metterò i miei giochi, proverò a crescere. Sarà difficile chiederti scusa per un decise cosa fare del proprio futuro, ovvero insegnare danza ai ragazzi disabili. Così si laureò in scienze motorie. Come oggi? Sì, molto grande. È tutto bellissimo, emozionante. Non mi aspettavo tutto questo. Si realizza il tuo sogno? Sì, oggi posso dire che il mio sogno è realizzato. Tu da piccola andavi a guardare tua sorella danzare? Sì, io ho iniziato così, cioè 24 mogliei mi sono alzata e gli insegnanti vedevano che mi piaceva e mi ha chiesto se volevo volare. E oggi si vola? Sì, e oggi si vola. Es el brillo de tus ojos, mami, lo que me pone a sufrir por mis llamadas de madrugada. Culpa al corazón por mil palabras desesperadas. No pienses que soy yo, no me culpes a mí. Soy solo una marioneta sin control de su sentir. No me culpes a mí, mami. Yo soy solo un pasajero con destino a ser feliz junto a ti. Junto a ti.
oggi per Virginia sia vera un bellissimo sogno. Sì, oggi è un sogno di Virginia, ma non è solo un sogno di Virginia, si avvera col suo esempio un sogno per tante persone, un sogno per tutti i piemontesi, ma devo dire in generale per tutti, perché questo è davvero il trionfo della voglia di vivere, il trionfo della possibilità che non ci sono ostacoli, ma che invece con l'impegno, con la determinazione, con la passione si riescono a superare tutte le difficoltà, e si riesce in queste imprese che sono imprese veramente eccezionali, imprese veramente straordinarie. E io sono felice perché da Presidente della Regione in questi primi 100 giorni ho inaugurato tante cose, ma credo che questa sia l'inaugurazione più bella e l'inaugurazione che mi dà anche più speranze per il futuro. Virginia insegnerà danza, ma ha insegnato a tutti noi la tenacia e la forza per andare avanti. Eh sì, lei non insegna solo danza, è proprio vero. Virginia insegnerà danza e avrà la competenza, le caratteristiche tecniche per poterlo insegnare. Questo è un elemento molto bello, ma il suo insegnamento è davvero il più grande. Lei ci insegna la danza della vita, che è fatta di momenti veloci, momenti lenti, momenti più facili, più difficili, ma comunque momenti che bisogna affrontare sempre con la voglia e con la fiducia di potercela fare. Quindi oggi impariamo tante cose da lei e mettiamole in pratica nella vita di ciascuno di noi. Quieres bailar? Mille me. I believe in dreaming, shooting for the stars. Baby, to be number one, you got to raise the bar. Kicking and scratching, grinding out my best. Anything it takes to climb the ladder of success. Work our tails off every day. Gotta bump the competition, blow them all away. Caliente, suave. Yeah, we're gonna pop, 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 pop to the top. Slip and slide and ride that rhythm. Jump and pop. Non un sogno, veramente un progetto che meritano queste due ragazze, un progetto sociale ma un progetto per tutta la comunità. È veramente bello insieme con gli altri sindaci della zona ovest, con il presidente Cirio e soprattutto con il presidente Malagò, un segno di attenzione alle istituzioni, a delle ragazze che meritano questo traguardo che hanno raggiunto. Lei 40 anni fa era... Sì, io 40 anni fa per me è una doppia emozione, perché 40 anni fa ho incominciato a lavorare in questo luogo, era una cartotecnica, e oggi ritornare da sindaco e inaugurare una palestra è veramente una cosa bella e forse unica. For once in my life, it's gonna feel real good. Gonna make a difference, gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street, but not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see them bleed? A sonorous disregard, a broken bottle top. Grande insegnamento di vita quest'oggi qui a Dueto. Virginia non solo ha incoronato un sogno, ma ha insegnato a noi valori importanti. Valori importanti in cui oggi sia la presidenza del Consiglio regionale, sia il Presidente della Giunta, come indubbiamente il Presidente Malagò, ha voluto suggellare in questa manifestazione, in questa inaugurazione di questa scuola danza. Abbiamo necessità come istituzione di presenziare a queste inaugurazioni e questi eventi per ribaltare e far una valutazione oggettiva per cercare di rilanciare il tema dello sport con la disabilità. La disabilità che oggi, fino ad oggi, è stata disattesa e ha avuto dei punti dell'orgoglio. Abbiamo visto oggi con questa manifestazione, ma anche con la rappresentazione, con il Presidente Mattarella che ha onorato anche la concittadina di Duento con l'alto premio del cavalierato
la Presidenza della Repubblica, indubbiamente abbiamo necessità come Regione Piemonte, come Presidenza del Consiglio regionale, di rilanciare gli eventi e fare in modo che ci sia questa unione tra i normodotati e i disabili. Abbiamo necessità ulteriore per fare in modo tale che ci sia un ente legislativo come il Consiglio regionale che legiferi effettivamente per un rilancio del settore. Abbiamo necessità ulteriore di rilanciare le progettazioni che la disabilità porta in attenzione al Consiglio regionale. Abbiamo già avviato l'iter negli stati generali dello sport e della Presidenza del Consiglio regionale per fare in modo che ci sia un punto anche d'orgoglio piemontese in questo evento. Abbiamo la necessità però che ognuno faccia la propria parte, perciò indubbiamente chiederemo ulteriori finanziamenti a chi di dovere, dal CONI alla Presidenza della Giunta, per fare in modo che questo via sia esportato dal Trento, sia esportato da altre realtà piemontesi. Una cosa meravigliosa, credo veramente. Datevi da fare voi a questo punto, promuovete, sostenete, comunicate, credo che insomma ognuno al di là che fa il giornalista, che fa comunicazione, credo che esce veramente qualcosa di più dentro e se ci diamo da fare probabilmente questo che oggi è diventato un sogno può mettere in moto altre dinamiche che possono seguire questo stesso percorso. Devo dire che in questa zona è formidabile questa specie di economia circolare, che in realtà è circolare per modo di dire, perché è tutto un sistema che ha contribuito il paese, gli imprenditori, le banche, le fondazioni, gli amici, le associazioni a dare una mano a queste meravigliose Martina e Virginia. Sono molto orgoglioso di quello che ho visto. Buonasera a tutti. Allora, tuffo di emozioni, devo dire, sono commosso. Questa storia parte 5 anni fa, più o meno, quando in mezzo alle tante lettere che arrivano, tantissime, l'Italia ha 60 milioni di abitanti, più di 8.000 comuni, abbiamo 130.000 associazioni sportive dilettantistiche che seguiamo, di 44 federazioni diverse, di 19 discipline sportive diverse. E arrivò questa lettera di Virginia. La lettera di Virginia che diceva tutto, che mi raccontava la sua storia, soprattutto raccontava qual era il suo sogno e chiedeva appunto di avere una mano a risolvere questo suo sogno. L'ho chiamata, ho parlato sia con lei sia con le persone della sua famiglia, mamma, poi è arrivata Daria dopo qualche anno, Martina, altre persone e ci siamo incontrati sia qui in Piemonte sia a Roma, che devo dire la verità, smetti di venire a Roma perché devo venire io da te, inutile che paghi il biglietto, prendi l'aereo, prendi la macchina, c'è l'albergo, no, no, non lo fare, vengo io da te, sento male. Mi porta dei dolci che per 10 giorni praticamente, non sto scherzando, vabbè, di generosità infinita. Io sono molto contento che oggi realizziamo questo sogno, che lo tocchiamo con mano.
devo dire, Sindaco, che la cittadinanza riconosce che sia un grande sindaco. Devo dire che con grande franchezza, io sono occupante laico politicamente, qui c'è un sacco di persone della stampa, di media, sanno benissimo che non è che mi manca il coraggio di esprimermi contro qualcheduno che rappresenta le istituzioni politiche a tutti i livelli, se penso che magari questo qualcheduno non aiuta il nostro mondo. Io sono molto, molto, molto positivamente colpito dalla presenza qui di Alberto Cirio e di Stefano Allasia. Ve lo voglio dire, una cosa che non mi dimenticherò, perché a parte il gesto di essere testimonial di tutti i progetti legati anche a attività, diciamo, verso chi ha meno fortuna nella vita, che è una cosa incredibile, guarda che Virginia ti ha messo addosso una bella responsabilità, perché vedrai che ci saranno tante altre iniziative di altre persone in altri contesti, magari con disabilità diverse, che vanno aiutate. E questo, e accanto a me c'era un bambino che ha lo stesso tipo di disabilità tua, uguale. E accanto c'era una nonna. E la nonna, mi siedo e mi dice: scusi se magari le dà un po' di fastidio. Io dico: no, ma si figuri, ci mancherebbe. E poi mi dice: ma lei è Malagò? Dico: sì. E il presidente del CONI dice: sì. Ce le posso chiedere una cortesia? Mi dica: vorrei fare una foto con mio nipote, Clemente. Clemente mi guardava, Clemente onestamente fa fatica a parlare, e abbiamo fatto le foto, c'era Fabrizio, e a un certo momento la nonna mi dice questa frase che io non mi scorderò per tutto il resto della mia vita, e che adesso domani sera quando torno a Roma gliela dirò e gli farò vedere la fotografia alle mie figlie: Clemente, sei un ragazzo fortunato perché adesso hai la foto col presidente del CONI, lui è un ragazzo fortunato. Questa è la forza di questa gente, come ha detto il presidente Cirio, questa giornata vale più di tutte le giornate che io ho speso fino adesso in 6 anni. Si esce da qui non arricchiti, qui ti nutri di quello che è oggettivamente una missione della vita di chi ha avuto fortuna e deve in qualche modo ricambiare questa fortuna su chi di base non l'ha avuta e non l'ho mai sentita lamentarsi. Io credo che oggi davvero è una bella giornata, non soltanto perché c'è un sole che ci ricorda che l'estate non è ancora finita, ma perché, guardate, che la voglia di vivere che trasmette questa piazza, che trasmetteva la musica prima, che trasmettono i vostri interventi, che trasmettono, Virgi, il tuo sorriso e che trasmettono anche le lacrime di tua sorella, è un qualcosa di assolutamente straordinario ed è una grande lezione per tutti quanti noi. Bisognerebbe di questi momenti viverne tanti, perché ci rendiamo conto che tante volte nella vostra e nella nostra quotidianità ci lamentiamo di problemi che, se poi pensiamo, non sono problemi, o pensiamo di avere ostacoli che, se pensiamo, non sono ostacoli, o meglio non lo sono se pensiamo all'esperienza che oggi noi celebriamo e che Virginia e sua sorella ci hanno dimostrato col loro impegno. È una scuola di vita la vostra. E quindi io ti faccio una proposta a nome di Stefano e a nome mia. Noi come Regione Piemonte abbiamo intenzione di riattivare tutte le attività che purtroppo un tempo si facevano, poi ultimamente erano state un po' abbandonate per quanto concerne tutta l'attività motoria, lo sport per tutti, il progetto di Sportabili, tante iniziative che avevamo fatto anche con la realtà splendida che in Piemonte abbiamo di scienze motorie, che noi intendiamo evidentemente rinvigorire, perché ricrediamo che sia giusto e riteniamo che sia molto utile. E allora sapete che ormai nella modernità tutti i progetti hanno bisogno di un testimonial, e allora noi ti chiediamo ufficialmente, cara Virgi, se tu vuoi essere la testimonial della Regione Piemonte per tutti i nostri progetti su Sportabili. Con un bacio suggeriamo l'accordo. Ho milioni di view ma vivo in un monolocale. Mi fa volare, mi fa volare. Tutti fanno storie ma solo sul cellulare. Mi fa volare, mi fa volare. Questa grande convinzione che un mi piace può aiutare. Sto cantando e Johnny cerca di scappare.
No, 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 guarda che non era per me. Ah, mi scusi. Allacciate le cinture che stiamo per atterrare. Non abbiamo alternative, atterriamo in tangenziale. Ma papà, non so cosa dirti, non trovo un lavoro che mi piace. Hai affittato una Ferrari che può solo accompagnare.